Bene, buongiorno a tutti, eccoci arrivati al quarto appuntamento delle nostre videopillole extended version da Casa Merlin. Vi ringrazio tantissimo, continuano ad aumentare i contatti, le richieste anche di parlare di alcuni argomenti piuttosto che di altri e soprattutto le visualizzazioni e anche i contributi. Vi ringrazio tantissimo per le persone che possono permetterselo, perché tutti siamo in momenti di difficoltà, ma appunto coloro i quali hanno deciso di sostenermi anche economicamente, non solo per questa avventura ma in generale per la mia attività di musicista e di musicologo in questo periodo così complicato per tutti quanti. Bene, per me è sempre un piacere, anzi è diventato ancora di più un piacere in questi giorni fare queste videopillole, lo prendo come un impegno, insomma cerco di esserci tutti i giorni, non so se sarà sempre possibile anche compatibilmente con i miei impegni familiari, però insomma farò di tutto per esserci tutti i giorni alle 18, e intorno alle 18, anzi 18.02, giusto tanto per essere un po' diversi. Va bene, bene, il quarto incontro, di che cosa vi voglio parlare oggi? Beh, avete sentito il brano d'apertura, è un brano celeberrimo degli Area, luglio, agosto, settembre nero, nero tra parentesi, ed è un brano che ha segnato un po' la mia formazione musicale. Come qualcuno di voi saprà, con Valerio Scrignoli abbiamo anche dedicato un disco alla musica degli Area, con questo duo che si chiama Maledetti, che è uscito per Musica Morfosi. Ma al di là di questo, perché ho scelto di partire da qui? Bene, perché è una cosa che mi ha sempre colpito, è però che la maggior parte dei critici, degli storici, perlomeno fino a tre quarti del secolo scorso, tende ad avere una visione in cui la cronologia diventa quasi primaria rispetto a ogni altra cosa. Per me la cronologia è molto importante, però bisogna stare molto attenti, perché quando leggiamo nei libri di storia, ma anche di storia della musica, le vicende dei grandi, dei nostri beniamini, e soprattutto l'avvicendarsi dei generi musicali, degli stili, sembra quasi che all'apparire di ogni genere nuovo, per così dire, venga fatta piazza pulita del passato. Ora, sappiamo che non è così, anzi, pare una cosa ovvia dirla, però ogni tanto anche ricordare le cose ovvie può essere utile. In questo caso, per esempio, non so, pensiamo al jazz, per esempio, no? Quando, se io penso a Lester Young, Ben Webster, Coleman Hawkins, cioè i tre grandi tenoristi, più celebri tenoristi, insomma, degli anni 30 e 40, devo dire che 30 principalmente, che le cose migliori in fondo le hanno fatte negli anni 50 e in fondo quando quella musica era ormai musica da dinosauri. Questo sembrerebbe andare in contrasto con quanto dicevo ieri sulla novità, ma invece no, a parte che il principio di contraddizione è fondamentale per un artista e per ogni appassionato delle forme d'arte, perché altrimenti quando si hanno eccessive certezze, come dire, si rischia, ecco, di sapere un po' troppe cose, e beati coloro i quali sono pieni di certezze, io sono pieno di dubbi, e quindi infatti, come vedete, io raramente do delle definizioni, io sono bravo a fare le domande più che a dare delle risposte, per cui insomma va bene. Comunque la questione è la seguente: la storia dell'arte, la storia della musica, in fondo non si evolve come siamo noi portati a pensare, in un unico flusso che va in un'unica direzione, piuttosto ha un andamento non lineare, si muove a macchia d'olio, per cui cose che sembravano sparite ritornano in un'altra forma, oppure noi non siamo attenti e non ci accorgiamo che intorno a noi stanno succedendo delle altre cose che poi daranno vita a chi l'avrebbe mai potuto dire che. Potrei fare decine di esempi. Potrebbe essere anche questo una cosa interessante come argomento, cioè le cose che sono accadute nessuno se ne è accorto in quel momento lì e poi io improvvisamente, guarda, però lui ci aveva pensato un po' di tempo prima, ecco. Questo discorso della sfera in continua espansione ovviamente è un'idea che viene da molto lontano, un principio platonico, ma non solo. Giacinto Scelsi, che è stato uno dei grandi del Novecento, compositori, ecco, lui pensava proprio che la musica fosse così, cioè che fosse una sfera in espansione, che avesse delle dimensioni, non solo, tant'è che lui scriveva la musica a volte anche cambiando le dimensioni delle note
non solo per definirne la durata, quindi, ma anche l'intensità, il colore. Ecco, un approccio quasi sinestesico, multistrato, multidimensionale. E in questo spazio poi ci ritroviamo, perché poi la musica ci porta spesso altrove, eppure è una cosa inconsistente. Ma sì, scusate, Frank Zappa diceva che è una scultura d'aria, no, fondamentalmente, ed è una bellissima definizione della musica. In fondo è una cosa inafferrabile. Ecco perché la registrazione di per sé diventa così importante nella storia della musica, perché la registrazione in qualche maniera cristallizza un momento, ma anche su questa questione ci sono una serie di problematiche che ogni tanto entrano in gioco e la gente ogni tanto perde un po' di vista la questione sul serio, il nodo, il centro. In che senso? Per esempio, una delle prime cose che potremmo dire è che la registrazione, che come probabilmente tutti voi sapete, nasce per così dire intorno alla fine dell'Ottocento, no? In varie forme, cioè per arrivare al disco bisognava aspettare un po', no? Così come anche per arrivare all'invenzione del microfono dobbiamo aspettare il 1926, 27, perché prima si registrava in maniera acustica, incidendo le matrici che venivano catturate da dei coni, cioè quindi praticamente il grammofono al contrario. Ma la registrazione in fondo è l'omologo di quello che è la scrittura per la parola. Cioè, nel momento in cui viene inventata la scrittura, vengono fissati, prima su stele, poi su carta, eccetera, le parole che prima invece venivano tramandate, la parola solo ed esclusivamente per via orale. Ecco, la registrazione permette di fermare un suono, la sua natura, quella cosa di cui parlavamo anche negli incontri precedenti, cioè il fatto che la musica non è fatta solo di melodia, armonia e ritmo, ma il timbro, la dinamica e il parametro espressivo sono addirittura più importanti nel momento in cui andiamo ad ascoltare un soggetto musicale, un'opera sonora, che sia dal vivo, che sia appunto registrata. Quindi capite quanto ha introdotto la registrazione in termini rivoluzionari nella storia della musica. Oltretutto, la registrazione ha permesso di fermare su un oggetto, quindi questa scultura d'aria, fotografarla in qualche maniera nel momento in cui si manifesta, in quel microsecondo in cui esiste, di fermarla e quindi di fermare anche tutta quella musica che è legata all'estemporaneità, quindi all'improvvisazione. Altrimenti noi non avremmo mai potuto sapere come improvvisava Charlie Parker, se non attraverso epigoni che l'avevano conosciuto di persone che si permettevano o ci proponevano la loro versione, ma che comunque era un filtrato. Figuratevi che perfino la registrazione non è fedelissima, ognuno di noi sente delle cose diverse. Figuratevi attraverso un epigono che suona e ti dice: ah, sì, certo, Charlie Parker faceva questa cosa qua. Fa un po' ridere, no? Un po' come quando Wynton Marsalis suona, ci dice come suonava Buddy Bolden. Come cazzo fa a sapere come suonava Buddy Bolden? Comunque, insomma, ma non solo, la registrazione quindi determina, oltre a essere il sistema per fermare il suono, diventa con il tempo, con la nascita proprio e lo sviluppo dell'industria discografica e quindi diventando un oggetto anche commerciale importante, diventa anche un veicolo per creare nuove situazioni sonore che altrimenti dal vivo sarebbero impossibili. Dobbiamo anche metterci in mezzo un passaggio intermedio che in fondo la diffusione del supporto fonografico in fondo è un po' come l'invenzione della stampa per la parola, perché un conto è la scrittura e un conto è inventare un sistema di duplicazione rapida, quindi non con amanuensi che dovevano scrivere a mano il libro, ma di stampa in modo tale che si potesse diffondere in maniera molto più capillare e in quote assolutamente più importanti, in termini numerici, il libro, il soggetto che veniva, la storia che veniva raccontata, depositata sulla carta e poi stampate e distribuite. Lo stesso per il disco che alla fine entra nelle case e noi possiamo sentire come suonava Jimi Hendrix. Certo, perché se no nessuno della mia generazione, figuriamoci quelle successive, potrebbe mai sapere come suonava Jimi Hendrix.
Proprio perché, fra l'altro, questo è un altro inciso molto importante, nel quale il mio libro Mille dischi per un secolo, io insisto un po', è la faccenda che il suono di Jimi Hendrix non lo puoi scrivere in partitura. È proprio la sua matrice, il suo timbro, le sue dinamiche, ma soprattutto il parametro espressivo che fanno di Hendrix Jimi Hendrix. E questo significa che noi ci possiamo trovare di fronte a dei mondi sonori inaspettati. E soprattutto che il disco diventa territorio, laboratorio di costruzione. Si è cominciato già negli anni 30 a lavorare modificando i supporti fonografici per fargli fare qualcosa che non era previsto. Ma arriviamo a Stockhausen che lavorava a casa costruendo e tagliando i nastri, modificandone la velocità, illudendoci di sentire delle cose che non c'erano, per poi arrivare, diciamo, in un ambiente molto più popolare alla grande opera che è Sgt. Pepper's dei Beatles, dove, malgrado quelli che dicono ah, un disco sopravvalutato i Beatles, in realtà se solo fossero entrati una sola volta in studio o avessero preso in mano uno strumento una sola volta e fossero riusciti in qualche maniera a capire come si organizza veramente la musica e non solo guardando il prodotto finito, si renderebbero conto del lavoro straordinario, pazzesco che c'è dietro un disco come Sgt. Pepper's. Oppure Beaches Blue di Miles Davis, ma insomma, questo per dire che non esisterebbe come disco se non vi fosse stato un lavoro di rimontaggio in studio, di revisione completa del materiale. Il disco infatti a questo punto diventa uno spazio, o meglio, un contenitore di un lavoro che viene fatto in studio in cui ci si misura anche con la tecnologia. L'evoluzione della tecnologia è fondamentale per la musica, ma di questo ne parleremo probabilmente in un altro incontro. E i musicisti, la musica che passa attraverso i musicisti, e su questo qui, Ale, si apre il mondo, la musica se ne frega dei confini. Noi siamo abituati a pensare ai generi musicali, ma sono tutta un'invenzione dell'industria discografica, delle riviste specializzate. In fondo sì, sono utili, perché possono in qualche maniera aiutano il fruitore ad orientarsi dentro un marasma che già così è complicato. Figuriamoci adesso poi nell'epoca della musica liquida in cui non hai nemmeno più in mano un supporto, qualcosa da poter verificare, toccare. Ma il disco, la registrazione, a questo punto sono così uniche nella loro realizzazione, proprio grazie a ciò che accade, a come si manifesta la musica, e talvolta la musica va in direzioni che non sono assolutamente previste prima di entrare in uno studio, prima di salire su un palcoscenico. Questo anche nella musica classica, cioè quando un interprete affronta una composizione, succedono delle cose che puoi aver previsto finché vuoi nello studio, nella fase di preparazione, ma poi ogni performance sarà diversa, è inevitabile, come quando racconti una storia, come quando racconti una barzelletta, come quando disegni, cioè puoi anche provare a ripetere sempre uguale lo stesso disegno, ma qualcosa di diverso ci sarà sempre. Figuratevi nella musica creativa e nella musica improvvisata, ecco perché la registrazione è così importante, perché soprattutto nella musica improvvisata o nella musica popolare o nel rock per certi versi, che ne è una evoluzione possibile, non, raramente sono delle partiture, no? E la registrazione poi oltretutto rende disponibile a tutti il poter fruire della musica. Bene, e talvolta appunto succedono le cose meravigliose e gli incontri, l'evoluzione della musica quasi sempre è avvenuta grazie all'incontro, raramente dalla separazione e dalla chiusura. Le cornici sono utili, ripeto, per definire alcune cose, ma bisogna stare attenti perché talvolta diventiamo schiavi delle cornici. Per esempio, pochissimi conoscono questo artista straordinario che si chiama Erkin Koray, musicista turco. Questo disco è uscito nel 1974. Sentite un po'.
Radio Rai. Una sorta di prog mediterraneo del 74, e poi ci sono dei brani psichedelici. Il quarto brano, per esempio, sembra di ascoltare Pink Floyd, ma chiaramente in Turchia, quindi è una cosa incredibile. Ed è un po' come la musica degli Area, una musica di sintesi, una musica che metteva insieme le cose più diverse, e alla fine ne usciva un prodotto musicale straordinario, incatalogabile. E che poi è diventato in qualche maniera un riferimento. Alcuni hanno cercato di seguirlo, di trasformarlo, di portarlo da qualche altra parte, ma gli innovatori sono questi, sono quelli che cambiano la storia e segnano le nuove vie, perché hanno fatto un passo fuori dal sentiero. Grazie a tutti, ci vediamo presto, grazie. Se avete voglia potete appunto seguirmi o sui miei canali YouTube o qui appunto sulla piattaforma di Facebook, se volete potete contribuire, acquistare i miei dischi, bla bla bla, eccetera eccetera. Grazie, ciao ciao ciao. Grazie a tutti davvero, a presto.